Ciao a tutti, vediamo ora come fare questa base percrostata, questa pasta frolla classica. Questa è la mia ricetta che la uso da anni. Sicuramente me l'ha tramandata, mi sembra mia sorella, me l'aveva data all'inizio, ma è perfetta e quindi faccio sempre questa. Metto la farina in planetaria, ho messo la foglia, il burro l'ho lasciato diverse ore a temperatura ambiente, vedete? E quindi deve essere morbido, il burro deve essere morbido per una buona riuscita. Faccio girare così con la foglia a una temperatura minima o diciamo media, a 2, io l'ho messa a 2. Intanto mi preparo gli altri ingredienti che avevo messo da parte da mettere. Quindi il secondo ingrediente da mettere è lo zucchero. Dopo aver sbriciolato un pochino il burro, aggiungo anche lo zucchero, zucchero semolato. La dose, come avete visto, è molto semplice: un etto di burro, un etto di zucchero, un uovo e 200 g di farina. Allora, continuo a girare un pochino. Naturalmente questo impasto si può fare anche a mano. Potete tranquillamente farlo a mano, però così con la foglia ci vuole un attimo, veramente un attimo. È una frolla che potete usare anche per fare biscottini, biscottini di frolla. Adesso vedete, aggiungo l'uovo, un uovo intero medio. E la scorza di un limone. Io ho messo la scorza dei miei limoni, limoni bio naturalmente. Ho messo il cucchiaino di lievito che ci vuole, questo cucchiaino non omettetelo, mettetelo un cucchiaino soltanto raso. Ok, continuo a girare. L'impasto deve compattarsi. Quindi con la foglia o con le mani, come volete, si deve solo compattare. Un altro pochino. C'è anche chi usa l'olio per fare la pasta frolla, ma a me non piace perché l'impasto verrebbe un pochettino più duro. E poi il burro fa bene, ragazzi, non fa male, il burro fa male fritto. Il burro è latte, crema di latte, quindi il grasso del latte, se è un buon burro, perché non usare il burro? Contiene anche tantissima vitamina D tra le altre sostanze. Ecco qua, vedete, quando si è compattato è pronto. Fermo la macchina, lo stacco. Bene. Adesso, appena che l'ho compatto un pochino con le mani, come dicevo prima, non va lavorata molto la pasta frolla, lo arrotondo e lo appoggio in frigo. È un impasto che può stare in frigo anche fino al giorno dopo. Io prima di fare questa crostata, ci farò subito una crostata naturalmente, o qualsiasi cosa volete fare, può stare un'oretta, minimo mezz'ora, mezz'ora in frigo e poi la potete usare. Quando la tiro fuori la tengo un pochettino a temperatura ambiente. E qui, come vedete, la sto usando, ho fatto una marmellata volante con le fragole, adesso sono di stagione, e quindi ecco qui la mia crostata con le fragole. Ok, è una crostata molto rustica, avete visto, l'ho fatta proprio volante per farvi vedere come usare questa pasta frolla. Bene, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Toda parte de Puerto Rico.